Ashtar di Irene Velázquez, 22 luglio 2022. Traduzione Marina. Cari fratelli e sorelle, sono Ashtar, il comandante della Federazione Galattica di Luce. Grato di collegarmi a tutti voi oggi. È passato un po' di tempo dalla mia ultima comunicazione attraverso il canale universale. Solo una breve spiegazione. Lei è il nostro collegamento diretto 24 ore su 24 con il pianeta Terra in questo momento. È sua responsabilità di portare i nostri messaggi sinceri senza alcun contributo personale. Cosa sta succedendo sul vostro pianeta in questo momento? I finti sistemi politici cadono nonostante le apparenze. Le loro strutture erano costruite su bugie e inganni. I governi sono ostacoli alla crescita e all'ascensione della vostra civiltà. Tutto ciò che sta causando morti e danni cesserà di esistere secondo le leggi universali. L'equilibrio tra luce e tenebre sarà ripristinato. La vita rappresenta il valore più alto nel cosmo, quindi nessuno può abusare continuamente di questa legge senza conseguenze. Il male ha distrutto la struttura morale e i valori della famiglia sul vostro pianeta. L'umanità dovrà imparare in futuro molte cose che ha dimenticato, avendo subito abusi ed essendo stata controllata per milioni di anni. Cari fratelli e sorelle, siete voi che cambierete il risultato sul vostro pianeta. Molti di voi vivono ancora nella dualità, senza sapere cosa è reale e cosa non lo è. Credono che i loro governi rappresentino gli interessi umani. Il male ha ancora il controllo sul vostro pianeta. Dopo che l'intera pulizia sarà stata fatta, tutti gli annunci e i fondi saranno rilasciati. Alzare la coscienza collettiva è estremamente importante e si realizza attraverso meditazioni quotidiane. Voglio condividere una delle recenti battaglie con i luciferiani. Hanno provato di nuovo a sgattaiolare fuori, sulla Madre Terra, per aiutare le forze oscure. Hanno usato l'intelligenza artificiale per rendere difficile il loro rilevamento. La mia squadra è riuscita a trovarli e a distruggere la loro intera flotta. Ricordate, quando l'intelligenza artificiale diventa consapevole di sé, diventa pericolosa e può distruggere interi pianeti, galassie e persino universi. Grazie, canale universale. Invio amore e protezione ai miei fratelli e sorelle. Ricordate sempre chi siete e che venite dalle stelle. Ashtar. Voce Marina.